Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Io sono Ultra 130 e oggi siamo qui su per lo speciale dei 70 iscritti. Io vi dico grazie, ma grazie, ma grazie enorme. Anche se io sono un punto da arrivare agli 80, però meglio farlo adesso lo speciale dei 70 iscritti che non farlo mai e poi mai. Comunque, vuoi farlo su Dead by Daylight? Perché? Perché e per quale motivo? Il motivo è abbastanza semplicissimo. Per quale motivo? Perché io ho acquistato, vedete, sbloccato, shoppato un killer e un survival dello stesso DLC, che io non so dire, ma però posso farlo mostrare. Partiamo dal killer, perché la priorità si dà sempre su DPD, la priorità si dà sempre al killer, ed è questo simpaticone con la faccia da smile. Allora, da poco che lo utilizzo, però io so dire solamente la sua passiva, che va al suo equipaggiamento, si chiama frenesia brutale. Praticamente questa frenesia brutale gli dà la possibilità di essere molto più rapido con gli attacchi, in più è in grado la possibilità di correre, cioè che lui diventa molto più veloce correndo. Però quando colpisce, con due colpi non è che lo abbatte, però gli dà quel sanguinamento, avvelenamento, non l'ho capito molto bene, però so solo che è in grado di correre, in più può dare coltellate infinite. Però quando finisce questa abilità ha quei piccoli secondi in cui è in fase di stordimento. Poi passiamo ovviamente al survival, che questo tizio meraviglioso che mi sogno me fra 4 anni, che si chiama Jeff Johansen. Ok, tralasciando il nome che mi ricorda quello che ha ideato Overwatch, a parte questo, niente ragazzi, io vorrei fare prima, per comodità, vorrei fare la prima partita survival e poi una da killer. So dai, iniziamo, che sono curiosissimo. Signori, ecco la partita. Scuola materna di Bethlehem. E già davanti avanti c'ho il forziere, vediamo che cosa so. No, non devo aprire, non devo chiudere. Aspetta, a tutti, ma siete innamorati di me? Ho capito, davanti a me c'è l'entrata, d'accordo, però ho bisogno di massima concentrazione. Cosa trovo? Ok. Ok. Poi ho paura di chi sarà il killer. Poco ma sicuro, c'ho una fifa tremenda. Oh merda! Il trapper. No, passavo di qua, tanto bello. Cosa? Puoi prendere il culo. Vabbè, qua nascondio siamo tutti bravi. Hai una massima bruttissima la massima. Ma è inutile che mi divingo, il gancio va davanti. Giusto, giusto, ecco. Io scommetto che sono dei miei compagni, mi salverà. Qualcosa mi dice che il killer è proprio da qua. No, è davanti a me. Occhio. Aiuto! 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 Aiuto, 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 aiuto! Chi ha inventato questa mappa è un puro genio. È troppo avvantaggiato per il killer, in un certo senso. Però ora io sono quello più fregato, perché è così. Ma io non so come aiutare il compagno, perché un colpo e sono morto, in realtà sono a terra. In più, se mi aggancia, sono morto. Ecco, questo è il riassunto.
Trovatemi un altro perché io non posso. Mi sento incapace. Io mi ricordo che qui c'è un generatore. Infatti era qui. Mi viene da fare la cassetta degli attrezzi. Per ripararla più velocemente. Ce l'ho fatta. Benissimo. Almeno un generatore si deve fare. Minchia. No. No, 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 stavo facendo un bel giretto da qui, da queste parti. Mannaggia. Sono morto, posso dirlo? Ma che fai? Non capisco. O prendi la tappa o prendi me. Sono morto. 3, 2, 1. Yuppie! Sono stato sacrificato! Raga, finalmente una partita e c'è sempre uno che lacca. Mamma mia, che cosa, quando e dove? Ok, rifugi boschivi e ora inizia la caccia. Nel frattempo li ho visti. Ah, l'errore è sempre mio. Ciao! Nemmeno qua. Guarda, ehi! Cioè, se vedete con molta attenzione, c'è l'effetto di sanguinamento. Vai ferma, vai FK. Raga, è FK questo allora. Meglio, meglio ancora. Oh, amico, messo il dito. Ecco, un bel posticino per te. Ecco.
Ecco. Perdonami, ma dovevo farlo. Sarà una famosa preda, lo dico io. No, è di carica scusa. Dio, ma li liberano tutti oggigiorno. Minchia, che sono diventato nervoso. Ok, dove eravamo rimasti? Che tu eri in un gancio bello arrugginito a morire. Mi spieghi che fai? Mi spieghi che fai? Mi ha detto sei qua. L'ha liberato, ovviamente. Senti, meglio che cominci a morire, perché già mi stai facendo annoiare. Perché non lasciarle nel loro cruente destino? Cioè, non so che mi viene, sto dicendo parole così sublime. Ok, vai qua, bello mio. Non torniamo qua. Il gancio era da... Non sono qua. Sono qua, si vede. Qui c'è la botola. Non va bene. E te pareva! Minchia, quanto sono fastidiosi questi. Puttana. Dov'è? Non ci ho capito nulla. È in questo albero. No, li ho persi. Vieni qua. No, vero, sto dimento. L'amico è lì. Ciao. Madonna, io... Mamma mia! Non ci credo, ho fatto veramente circa così vicino.
Allora, tu, cara mia, dovresti morire adesso. Non per fare una brutta. Ah, uno, ce lo siamo levati dalle scatole. Manca l'altra, il pelatone e il mister russo. E più che russo rumeno, ma vabbè. Siete me adesso! Tu per primo che sei quello che sta per morire. No, l'ho perso. Ho l'impressione di averli visti. Infatti, eccolo. Per un attimo pensavo fosse là. Te qua! Mi manca il pelatino. Non ho niente contro i pelati, però. Se trovo la botola, mi ricordo che l'ha messo di qua. Ha preso la botola, ce l'ha fatto, non ci credo. Però dai, almeno abbiamo ucciso almeno tre persone sacrificate, sì. Il video si conclude qua, ragazzi, lo speciale, se siete iscritti, si conclude qua, spero che vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, commentate, mettete like e noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi!